Eccoci su Remnant from the Ashes. Dai, questa volta vi faccio vedere la fight boss. Quindi adesso andiamo contro il boss e tutto l'incontro sarà muto perché così sono più concentrato e ci vediamo alla fine del boss. Male. Tosta. Andiamo. Sì. Ok, ce l'ho fatta, come avete visto, in singolo. Non è stato facile perché ho fatto una live e ci ho messo un tentativo tipo 15 volte i tentativi, non so, 15 tentativi. E quindi è stata parecchio difficile. Però adesso ho fatto il video dove l'ho fatto abbastanza velocemente, non so, forse meno di 5 minuti, quindi molto molto buono perché è poco. Ho visto amici che hanno dovuto avere aiuto perché non ce la facevano da soli, io invece ce l'ho fatta da solo, quindi ancora meglio. Vuol dire che sono stato bravo, ho trovato il modo per ucciderlo, quindi per prima cosa dobbiamo sparare inizialmente dove ci pare. Io preferisco sparargli nelle gambe così lui sta a terra, stando a terra non può più urlare e non urlando più non può più farci male, cioè in pratica dopo il secondo urlo ci uccide.
Infatti non capivo perché. E invece così non ci uccide. Dovete spararle alle gambe, a una delle due, lì si distrugge. Quando è distrutta, siete a posto, perché lui cade e dovete solamente stare attenti a quelli che esplodono e a tre attacchi di fila che fa lui con il braccio. Quindi, mi sa che non ho ancora trovato il custode. Vabbè. Comunque, il video era questo della Fight Boss. Fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci sentiamo alla prossima. Dai, eh!